Dicevo, questo scrittore nordirlandese, Cormac McCarthy, è uno scrittore che mi piace moltissimo e che ha sì, tematiche molto interessanti. Oggi iniziamo con questa teoria di ciò che accade, che non ti chiede il permesso di accadere. È accaduto che quest'Inter, in una notte di pioggia, è diventata un Inter che fa paura. Forse era Halloween, forse insomma, erano gli altri che volevano far paura. A fianco a me è quest'oggi, direttamente da Bauscia Caffè, Nicola Scarfone da Roma. Quindi insomma, sì. Siamo... In trasferta per te, per Inter Channel. Trasferta per Inter Channel, ti ringraziamo. No, in realtà la trasferta è anche, immagino, per vedere Inter Sampdoria. Sì. Hai la preso trasferta. La più classica, due piccioni con una fava, sì. Come dicono i vecchi adagi. Perché insomma è una serata di ieri storica, l'Inter, io la chiamo dico storica perché se voglio contestualizzare, Nicola, perché siamo tornati ad essere una squadra di vertice dopo un solo anno di difficoltà, sì. E siamo di vertice perché comunque l'hanno detto in tanti, anche il commento nei vostri blog, l'ho letto da diverse parti, la sensazione è quella che sapevamo che avremmo vinto. Sì. La tranquillità in qualsiasi situazione, anche quando ti trovi sotto di un gol alla fine del primo tempo, che sai che torneranno in campo in un certo modo, che faranno di tutto per e che probabilmente ci riusciranno per ribaltare la partita. Non la provavamo da tanto questa sensazione. La sensazione che sei più forte degli altri, la sensazione che riesci a gestire i diversi momenti della partita con la giusta mentalità. Devo dire che a parte noi di Inter Channel, l'anno scorso tu sei stato tra quelli che ha seguito un po' di più l'evolversi della primavera e avevi comunque già una certa passione per Stramaccioni, si può dire. Passo per essere una groupie per il mister. Sì. Pare che abbia incontrato Stramaccioni qua al Centro Sportivo Angelo Moratti e non ne sia riuscito a parlare per due minuti. Paralizzato. Silenzio, paralizzato. Con... Sì, le tredicenni e il concetto di take that di una volta, uguale. Sì, sì, gli anni sono passati purtroppo. E niente, insomma, sei stato tra quelli che avevano già sottolineato più riprese questa l'importanza, la bravura di questo ragazzo. Sì. Adesso trovi che si sia sviluppata ancora di più questa sensazione? Sì, si è confermata sicuramente, ma non era una passione per simpatia, per il fatto che fosse un giovane allenatore, la speranza eccetera, no, era perché vedendo la primavera vedevi come preparava le partite, l'attenzione, la manierità, la sensazione di avere sempre tutto costantemente sotto controllo. C'era il dubbio ovviamente che magari il salto in prima squadra è impegnativo, l'ha sempre ammesso lui per primo, però effettivamente oggi vediamo che ha mantenuto tutti quei caratteri che aveva fatto vedere in primavera e vediamo dei dettagli nelle partite a livello di piccolezze che però ti fanno capire quanto controlli la cosa. Un esempio è la marcatura su Gomez, la famosa marcatura su Gomez contro il Catania, quando ha spiegato che aveva messo lì Obi, una mezzala sinistra adattata al ruolo di terzino destro, perché secondo lui Gomez soffriva di più i mancini, non potendo andare sul suo piede. Ha fatto sì, una spiegazione su Sky, un passo bellissimo. Di un certo tipo. E tu trovi che, visto che voi di Bocio Caffè, come altri blog, vi siete spesso occupati di comunicazione, poi parleremo anche di questo, trovi che lui stia controllando molto bene la comunicazione parlando tanto di calcio? Sì, secondo me sì. Ho avuto qualche dubbio, onestamente, dopo il Torino, in quel momento in cui sul provinciali aveva un pochino perso la calma, avevo avuto il dubbio che fosse che avesse effettivamente perso il controllo in quel momento. Invece, vedendolo nel tempo, forse tiene sotto controllo anche quella situazione, riesce a gestire bene la comunicazione, il modo di porsi. Qualcuno dice che parla troppo di tattica, che svela troppo di quelle che sono le sue osservazioni. Forse sa bene anche cosa dire da quel punto di vista, cioè fino a che punto spingersi riesce a tenere sotto controllo anche quello. O forse pensa che nel mondo del calcio, come in tanti altri ambiti, nessuno inventa mai niente, quindi tanto vale parlarne, magari tanto lo fai a cose fatte, non lo fai prima, ti racconta quello che è. Addirittura ricorderete tutti che Mourinho spesso dava la formazione dell'Inter prima della partita, non l'ha fatto di certo Madrid, però anche se nessuno avrebbe dubitato che quella meravigliosa litania di formazione non andasse in campo, nessuno si aspettava qualche cambio strano, quello era, quello sarà, quello che avrebbe giocato. Ecco, in quello è più imprevedibile Stramaccioni, nel senso che sulla formazione a volte la sorpresa non manca mai all'ultimo minuto.
però sono cose comunque ragionate. Quando c'è stato il passaggio alla difesa a tre contro il Chievo, è stata la prima volta. Sì. Molti l'avevano preso come un'ultima spiaggia, una mossa della disperazione, perché si veniva dalla sconfitta di Siena, parlarne oggi fa ridere in questi termini, certo, però effettivamente il clima era quello. Si veniva dalla sconfitta di Siena, diceva vabbè, le sta provando tutte e se va male questa va via ste maccioni. Sono venute quante? 8 vittorie di fila, 9 con la difesa a 3, ed ha dimostrato che era una cosa comunque preparata prima, non è che hai preso i tre difensori e li hai messi in campo così all'improvviso, perché è una difesa. Tra l'altro, secondo in classifica l'Inter, prima nel girone di Europa League, una sensazione anche di tranquillità per quello, sì, che sono i risultati. Ovviamente tu sei qui oggi, primo novembre, nell'antivigilia di una sfida che per i tifosi dell'Inter è sentitissima e che non può non attirare l'attenzione. In settimana si è buttata un po' in cacciara sulla vicenda Calciopoli, posso dire la mia. Perché si è buttata in cacciara? Perché io credo che le dichiarazioni del presidente nell'occasione del CDA siano state tutte forzate da parte della stampa. Le hanno prese, le hanno un po' estrapolate, decontestualizzate, si è fatto il titolo, diciamo, no? Mi sembrava che avesse detto delle cose assolutamente condivisibili, presidente, che volesse in qualche maniera solo dire guardiamo il futuro, non guardiamo troppo il passato, ma il passato c'è stato, non è che si può far finta che non esista. Infatti il passato. Il punto è questo, adesso senza voler entrare di nuovo nell'argomento Calciopoli, che tanto ormai sono un po' congelato. È un tema interessante questo. Però il discorso è che se dopo 6 anni non si può neanche più dire che è successo quello che è successo, perché Moratti non ha detto nulla, non è che ha tirato frecciatine, eccetera. Ha detto c'è stata una situazione in passato. C'è stata. E questa mi sembra diversa, ha detto. E questa mi sembra diversa, fra l'altro. Se non possiamo neanche più dire che nel 2006, che fino al 2006, ci sono state situazioni che sono state messe in evidenza da 23-24 sentenze di fila. Tra l'altro questa cosa ha dato il via ad una serie di considerazioni. Il mondo della rete ha reagito in maniera molto dura e compatta. Tu l'hai sottolineato in questo articolo, vergogne senza pari. Molto, molto interessante, che riguardava quello che era l'intervento di Mario Sconcerti a Sky Sport 24 in serata, 2 minuti e 26 di frasi veramente sì. Io dico inopportune, non si offenda, però io non riesco ad accettare come telespettatore, prima ancora che come giornalista, la frase ma sì, d'altronde alla fine Facchetti era come Moggi, una cosa proprio che non si può sentire, è un'offesa all'intelligenza delle persone, non si offenda, ma mi sembra proprio di dover dire. No, non si offenda, Sconcerti ci ha tenuto a ripetere. Se dico non si offenda, perché poi dopo dopo ha scritto nel suo blog, guardate che io denuncio tutti, anche lì una cosa un po' naif, perché un po' forzata, insomma. Chi conosce il mondo della rete sa bene che non è proprio, non è che se uno entra nel merito delle tue parole lo puoi denunciare, querelare. Poi comunque se è uno personaggio pubblico deve anche accettare che ogni tanto le persone non siano d'accordo con lui. Sì, ha detto capita che andava tutti, A proposito, ha detto che andava alla ricerca dei nomi veri, il mio lo sapete, le cose le ho scritte io lì, quindi se gli serve il nome. Sì, Nicola Scarpone. Sono io. No, adesso, a parte le battute, ha detto delle cose, lui ha tenuto a ribadire che le sue frasi sono vere. Le frasi forse sì, ma il concetto che è passato è sostanzialmente sbagliato, è sostanzialmente falso, perché il paragone fra Juventus e Inter in quella situazione, e ancora di più il paragone fra Facchetti e Moggi, è assolutamente falso. Va bene, dici, Facchetti telefonava come Moggi. Ti concedo che in italiano ha un senso, perché Facchetti telefonava. Sì, tu stai facendo Moggi proprio un senso. Però, logico, no? Un senso logico. Sì. Detto questo, telefonava come Moggi è una frase già sbagliata, proprio sbagliata in tutti i lati in cui la guardi, perché stiamo parlando di due situazioni completamente diverse, al di là dei numeri, 27 contro più di 3.000 telefonate, no, ma è una storia procedurale, e poi questo continuo riferimento alla prescrizione che trovo inopportuno, perché la prescrizione, lo sappiamo tutti noi adulti, interviene nel momento nel quale c'è stato un processo. L'Inter ha avuto una relazione, l'Inter ha avuto una relazione da parte di un procuratore che scriveva alcune cose, peraltro scriveva che Milan e Juventus gli dedicava 60 pagine, l'Inter gli dedicava 3, ma questo non lo ricorda mai nessuno. Ma in quella precisa relazione lì c'erano alcune considerazioni su Facchetti, e quelle considerazioni erano circostanziate dal fatto che lui non aveva potuto rispondere. Esattamente. Ed è una cosa, è una relazione di un PM che quindi rappresenta l'accusa,
che indica anche questo tipo di situazione. Non si può mettere sul piano una relazione a 23 gradi di giudizio, come non si può mettere sul piano, perché sennò facciamo della mistificazione. Sì, stiamo facendo passare sul principale canale sportivo nazionale il concetto che Inter e Juventus erano uguali e che una è stata punita, l'altra è stata premiata. È qualcosa di che è veramente fuori dal mondo. Cioè, se dopo 6 anni siamo arrivati a una situazione del genere... Tra l'altro voi l'avete linkato il video, lo potete vedere da Boscia Caffè, sì. E ci sono una serie di considerazioni fatte. Tra l'altro ha risposto in maniera molto intelligente anche Sabine Bertagna, sì. Che ha... scusate, ma tra l'altro mi manca il link. Eccoci qua, visto che siamo in diretta ci possiamo permettere... in quasi diretta? anche questo tipo di... Eccoci qui, dicevo, ha risposto in maniera molto intelligente Sabine Bertagna intervistando Narducci. Sì, ha intervistato Narducci chiedendogli appunto conto delle parole che aveva detto Sconcerti, e Narducci ha ribadito la falsità di quel genere di dichiarazioni, ripeto, senza entrare nel merito delle singole frasi. Ha ribadito Narducci che è assolutamente sbagliato mischiare le due posizioni. Basandosi sul nulla, perché poi appunto anche il discorso della relazione di Palazzi, come dicevi giustamente tu, mm-hmm. Palazzi parlava, in quelle due pagine di Inter, Palazzi parlava di due persone, di Moratti e di Facchetti, superando la posizione di Moratti dicendo che aveva fornito giustificazioni idonee a quelli che erano stati i suoi comportamenti. E Facchetti, che appunto non aveva potuto giustificare quello che era stato il suo comportamento. Vorrebbe... Poi, citando anche una serie di cose, ancora fa sconcerte su quello che è stato il quello che viene chiamata la madre di tutte le intercettazioni, che poi il perito del tribunale dice che in realtà è un falso. Cioè una serie di cose che veramente anche abbastanza naif, nel senso che quando entri nel merito di ogni singola parola trovi come... Un castello di carta. È incredibile. Questo è il pezzo di Sabine Bertagna, l'intervista di Sabine Bertagna sul suo nuovo blog, che vi consiglio. Poi faremo anche oggi c'è il consiglio per gli acquisti. Consigli per gli acquisti. Il nuovo blog di Sabine Bertagna, intervista a Giuseppe Narducci, che parla di tutto quello che è avvenuto e soprattutto fa una netta separazione tra quello che è il mondo di quello che è accaduto durante i fatti di Calciopoli e quello che vengono considerate queste intercettazioni, che tra l'altro ancora Sconcerti dice sono state trovate le nuove intercettazioni nel libro del Nero del Calcio edito dall'Espresso dell'estate 2006. Quelle intercettazioni c'erano di già, quindi c'è una cosa incredibile dire ancora sono state trovate nuove intercettazioni nel 2012. È proprio una cosa che non si può fare. Pazzesco. Va bene, siete, ci siamo dilungati troppo, sì, assolutamente. No, Nicola ha una teoria importante, dice se io scrivo un pezzo bellissimo tipo questo, facciamo il consiglio per gli acquisti, questo blog che vi consiglio è Paolo Grechi, Calcio Retro, quando il calcio è attaccamento alla maglia. Tra l'altro oggi è l'anniversario della nascita della Juventus e lui fa un pezzo che racconta la storia, che è la storia della Juve, e dice che nella frase, perché lui è un blog che parla di calcio, non parla di Inter, però è molto interessante, ve lo consiglio, e dice che la frase era non sarà incoronato colui che non avrà combattuto in maniera leale. Io l'ho trovato veramente ironica come cosa, forse meglio anche se lo trovano quegli interisti org e ci fanno battute per 4 settimane, insomma io lo dico al buon Catone, se ci pensa magari io insomma lo leggo volentieri. Comunque si parla un po' di Juventus, si parla poi di tanto calcio inglese, si parla di Inter, non dico niente di male se svelo che tra l'altro Paolo Grechi è anche tifoso nerazzurro, però insomma lui è un appassionato di calcio e racconta queste cose. Perché dico questo? Perché se si scrivono cose particolari come queste, si parla di calcio, ci sono pochi click. Se si parla di calciopoli, condivisioni? Ah, infinite. È una cosa pazzesca. Cioè, un appassionato di calcio oggi è preparatissimo sulla differenza che c'è fra il TAR e il Consiglio di Stato, sulle sentenze, però poi gli parli di una diagonale o di un metodista, ti guarda... Ma che cosa intendi esattamente con metodi? Cioè, è una roba pazzesca. E ci sono dei pezzi e delle persone che scrivono benissimo su tutti i nostri blog. C'è Gabriele Pori, c'è Miss Green, Alberto Di Vita, Sgrigna. Sono persone che hanno delle conoscenze
tattiche, di capacità di approfondimento storiche pazzesche. A me viene in mente il pezzo di Miss Green di Buscia Caffè su l'adesso e il lavoro fatti allo Stadio Meazza, che era un pezzo secondo me straordinario, che nessun giornalista aveva pensato di fare con quella minuziosità, ed è stato molto poco considerato oggettivamente dai lettori per quello che era il valore. Poi se tu scrivi due cose su Calciopoli ti condividono tutti, perché è un argomento Guarda, secondo me è un problema che avviene di comunicazione, che avviene anche a livelli più alti, perché Sky dà i 2 minuti del lunedì sera, li dà appunto a quel pezzo di Sconcetti. Ho detto pezzo. Piuttosto che a raccontare. Ho detto pezzo. Non si offende ovviamente. Che no, assolutamente, no. Mi sono reso conto. Non si vende nessuno ormai. Sai che questo qua è stato l'anno del... Abbiamo iniziato così, è un po' il leitmotiv della stagione, lo diciamo col sorriso. È l'anno della guerra di religione tra tifosi dell'Inter, che adesso si è un po' affievolita. Per fortuna. Io ci tengo tanto perché in realtà trovo sempre, lo dico col massimo rispetto, trovo sempre... tantissima carne al fuoco in tutti i blog, tutti quelli che nascono, magari molto critici, alcuni sono veramente molto critici, però ci trovo veramente delle cose interessanti e li leggo sempre volentieri. Però diciamo che a un certo punto nel corso di queste 2 settimane ho visto proprio una netta separazione, insomma, si sono divisi tra chi è più vicino al club, chi è vicino a te. Un bel po' di talento sprecato, secondo me. Tanto, dividersi tra interisti è un po'... Hai detto bene, il punto è quello, il talento sprecato, perché siamo in tanti, abbiamo tanti punti di vista diversi e è una ricchezza, perché riusciamo a parlare veramente di tutto, a coprire il mondo dell'Inter in tutti i modi possibili. E invece perdersi in queste battaglie ripicche fra blog, fra commenti, è veramente è stupido, posso dirlo. Non ne vale la pena, potremmo fare molto, molto, dovremmo fare molto, molto di più di quello che facciamo. Sì, poi ovviamente non coinvolge solo i blog, perché sennò poi dopo, cioè, coinvolge tutti tra l'altro, coinvolge chi è molto vicino al club, chi invece non lo è, chi lo vorrebbe essere, chi non lo vorrebbe essere, chi proprio è contrarissimo. Tutti hanno delle posizioni un po' oltranziste e sinceramente le posizioni oltranziste non si coniugano mai con l'efficacia del risultato. Tutti coloro che scrivono, dai commentatori a chi scrive, hanno una sola cosa in comune, chiamano l'Inter. Esattamente. E l'obiettivo è quello che l'Inter vada al meglio. Poi come arrivarci ci lavoreremo. Sì. Sicuramente ritengo che c'era anche chi nella immediata vigilia di Dinamo Kiev-Inter pensava che Mourinho andasse esonerato. Sì. È una sliding door abbastanza importante quella. Bisogna sempre pensarci. Io ci penso sempre. Ogni volta dico, c'era chi diceva che doveva essere esonerato. Mourinho ha passato quel periodo fra Catania, Parma. C'erano 3 partite di fila. Anche lì c'era stato un. Parliamo dell'anno in cui abbiamo vinto tutto. C'è stato anche che. Ovviamente, insomma, c'è chi pretende. Sì, no, ma valgono tutte le opinioni. È stupido perdersi in ripicche, in dispetti fra di noi. Vi consiglio anche il pezzo di Simone Nicoletti tra dolcetti e scherzetto e uno scherzetto. L'altro gol è un gol che può capitare. Ovviamente è il risultato interpretato in chiave di Halloween, una versione come nei serial americani, che c'è sempre come dire il panico prima del lieto fine. Ecco. Sì, ci sta, assolutamente ci sta. Questo tra l'altro è una delle scene più belle con Cassano che corre 60 metri come ai tempi forse della Roma. Posso dire che abbiamo fatto 2 gol in contropiede bellissimi, uno contro il Bologna con Palacio e Milito che l'hanno portato alla fine, e uno contro la Sampdoria con Cassano e Palacio. E per me sarò all'antica, ma il contropiede resta uno dei momenti più belli di una partita di calcio, vedere l'Inter. Ma il Guardiola non è d'accordo con te? No, non troppo. Senti, prima di lasciarti al treno che ti riporterà in quel di Roma, noi vogliamo ringraziarti per essere stato qui con noi. Ci fa piacere che internet sia diventata veramente vi accolga. Tra l'altro i blogger che scrivono, anche quelli che magari mi citano personalmente, possono trovarmi facilmente alla mail dell'Inter e fare una bella chiacchierata, e se qualcuno ha qualche momento particolare, qualche cosa particolare da dire, ci si può assolutamente vedere, potete essere ospiti da me, mi fa più che piacere, se no proseguiamo, insomma. Poi ci sarà opportunità per conoscere in studio tutti voi. Per quanto riguarda invece Juventus Inter, è proprio l'ultimissima cosa, che sennò mi uccidono la regia, sono sempre in ritardo. Ti devo dire con che spirito ti metterai sul tuo divano a Roma o nel pub? Dove vai? Tranquillo, non ti dico nient'altro, magari ne parliamo lunedì, però va bene, siamo su una bella strada. Siamo va bene così. Siamo su una bella strada. Comunque vada, cosa è successo, come diceva Chiambretti.
No, non è proprio quello. Non è proprio quello il concetto, però non mi azzardo a fare previsioni, perché poi, appunto, farle prima può essere pericoloso. Sono un tipo un po' Tu senti la rivalità schematico. più col Milan o con la Juve? Con il Milan è più sportiva, è più bello prendersi in giro fra tifosi, è più piacevole. Con la Juve si è un po' in cattività, non mi piace troppo, onestamente. C'è questa mitologia che hanno creato anche dello stadio della Juventus, che non è mai stato violato, evidentemente Aspettiamo. cercheremo di essere noi, se no sarà qualcun altro, chissà, prima o poi, come, non può Succederà. piovere per sempre, come dicevano altri prima di me. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi, è stata una Grazie. giornata bellissima. Beh, insomma, ci mancherebbe altro, insomma, mi fa piacerissimo. Ciao a tutti. Ciao.